Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione di Si accende il Natale a Eboli, serie di eventi inaugurali interni alla programmazione Natale ad Eboli 2018. A presentare l'iniziativa il sindaco Massimo Cariello. Si accende il Natale ad Eboli e quest'anno si accende 4 volte, nel senso che abbiamo voluto dare risposta a tutta la città, anticipando rispetto agli altri anni al 1° dicembre, in modo particolare inauguriamo il 1° sul viale a San Bartolomeo. Accendiamo l'intera città di Eboli, accendiamo le luminarie logicamente e il giorno dopo, il 2, andremo nella periferia più ampia che è quella di Santa Cecilia e il giorno 8 poi invece l'evento clou, il famoso albero di Natale che quest'anno sarà alto 28 metri e il villaggio dei bambini con degli ospiti importanti. Per quanto riguarda i bambini abbiamo il comico Alessandro Bolide, per quanto riguarda invece la parte dell'albero di Natale ci saranno Gigi e Rossi che allieteranno la serata. Credo che sarà un momento importante perché poi quest'anno abbiamo voluto concentrarci tutti in Piazza della Repubblica e con delle luminarie particolari e con tante iniziative collaterali che promuovono sempre di più la città di Eboli. Poi il 15 inauguriamo Via delle Arti con Corso Garibaldi e Corso Umberto I insieme ai ragazzi del Forum con una bellissima iniziativa di coinvolgimento anche lì all'interno e nel cuore del centro antico di Eboli. Sindaco, l'ordinanza sui botti, ancora sensibilizzazione per la tutela degli animali. Sarà fatto anche questo, quindi sarà firmata oggi, quindi sarà pubblicata a breve. È un ulteriore segnale che vogliamo dare agli anziani, ai bambini, agli animali. L'anno scorso abbiamo avuto un calo del quasi 60% degli spari nella città di Eboli. Abbiamo sequestrato quintali e quintali di botti illegali e di venditori ambulanti. Non possiamo fare la guerra totale perché la legge non lo prevede, sarebbe anche un sogno, però in futuro magari questa sensibilizzazione potrebbe portare sempre di più a sparare di meno e a cercare di avere un Natale in pace anche per quanto riguarda questo aspetto. Il Natale 2017 è stato, dai dati che abbiamo dopo Salerno, logicamente Salerno è un punto di riferimento per noi con il quale quindi guardiamo e come comunicazione ci stiamo rivolgendo molto nella città di Salerno, abbiamo avuto il numero più alto di turisti e di attività ricettive che hanno lavorato intensamente. Quest'anno speriamo sicuramente qualcosa in più perché abbiamo dato ancora un qualcosa in più rispetto agli altri anni. Ogni anno stiamo crescendo in modo graduale e ormai per 40 giorni Eboli, il Natale ad Eboli è vissuto da tutti gli eboritani ma da tanti turisti che stanno venendo a visitare anche mostre molto importanti come quella delle icone russe, come la mostra al MOA dell'Operation Avalanche e come altre mostre che danno ancora più lustro alla città di Eboli.